Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Centinaia di persone si riuniscono alle 11.11 del giorno 11 del mese 11 per partecipare a un evento che si ripete ogni anno. L'Anthem Veterans Memorial, o Memoriale dei Veterani di Anthem, è un monumento che rivela alcuni dei simboli più utilizzati dall'elite degli Illuminati. È stato inaugurato nel 2011, presumibilmente per onorare il servizio e sacrificio delle forze armate americane. In effetti, i cinque pilastri di cui costituisce il monumento rappresenterebbe ciascuno dei rami militarizzati degli Stati Uniti, integrati dal Corpo della Marina, il Corpo della Guardia Costiera e la Forza Aerea dell'Esercito, anche se forse in futuro può essere aggiornato con una sesta forza militare, la cosiddetta Forza Spaziale trovata all'interno dell'agenda degli Illuminati, che agirebbe di conseguenza eventi futuri in tutto il mondo. Ma per ora i cinque pilastri sembra che realizzino bene le loro intenzioni. La cosa interessante di questo disegno simbolico è che ciascuno dei pilastri ha un'ellisse che lascia passare la luce solare e i raggi di luce si allineano attraverso le aperture in un preciso momento del calendario. L'undicesimo giorno dell'undicesimo mese, e più precisamente alle ore 11 e 11 minuti, la luce attraversa ciascuno dei pilastri e proietta un cerchio illuminato sul marciapiede. Lì c'è la rappresentazione del grande stemma degli Stati Uniti, che rimane completamente illuminato e si distingue in contrasto con l'ombra che lo circonda. Questo evento riunisce centinaia di persone, di patrioti che commemorano la loro devozione per lo Stato Supremo e rende omaggio dei suoi servitori. Ma la stragrande maggioranza è completamente estraneo al significato nascosto che questo monumento contiene. La preparazione di detto lavoro non è stata facile, data che dovevano raccogliere 100 anni di dati statistici per poterlo fare, regolare l'angolo di inclinazione delle aperture con un errore approssimativo di circa 1,2 secondi sull'orologio atomico internazionale, 11, 11, 11 m, 11 ore, 11 minuti, 11 secondi. E secondo l'ingegnere James Martin, la struttura per i prossimi 500 anni funzionerà ancora. Ma perché prendersi così tanti problemi per abbinare questo evento in un numero specifico come l'11? L'elite degli Illuminati ci ha dato molti esempi di come usa questo numero. Se teniamo conto che i numeri che ci circondano hanno una vibrazione e esercitano un'influenza sugli esseri umani, possiamo capire perché si fa ricorso a questi tipi di numeri che sono stati utilizzati fin dai tempi molto antichi. Secondo le credenze degli occultisti, i numeri contengono un potere enorme. È possibile accedervi tramite la geometria di origine assiro-babilonese, sebbene sia stato anteriormente utilizzato dagli ebrei, che la definivano come l'arte di interpretare le designazioni e qualità di Dio attraverso i testi e i numeri. Nello specifico, il numero 11 è uno dei numeri più utilizzati dall'ordine degli Illuminati. Coincidenza o meno, il nome di ciascuno dei quattro presidenti erano formati da cinque lettere. Il nome della missione che presumibilmente sbarcò sulla Luna era Apollo 11. I banchieri del nuovo ordine mondiale ha introdotto l'euro sui mercati finanziari mondiali l'1/1/1999, entrando in vigore esattamente in 11 paesi dell'Unione Europea. Ci sono infinite coincidenze relative al numero 11 e 9, senza nominare il gran numero di riferimenti a queste figure che compaiono nei libri sacri. Tutti insieme sembrano pura coincidenza, ma il suo numero è così alto da non lasciare dubbi. Infatti, il monumento ai veterani di Anthem commemora un giorno che fu registrato per la prima volta dal presidente americano Woodrow Wilson, che fu il primo politico a dichiararlo l'11-11 del 1919, giorno dell'armistizio, dopo aver firmato con la Germania il trattato che pose fine alla Prima Guerra Mondiale, l'undicesimo giorno dell'undicesimo mese dell'anno 1918. Quindi non sorprende che Anthem Veterans Memorial è diventato un'icona di culto e simbolismo Illuminati, poiché in questa costruzione puoi vedere un disegno intenzionale con un doppio significato dietro la sua apparenza. Il numero 5, composto dai cinque pilastri del monumento, è utilizzato dagli occultisti per le loro pratiche rituali attraverso il pentagramma o le stelle a cinque punte, come possiamo vedere anche in uno dei più emblematici monumenti degli Stati Uniti, il Pentagono.
ma la cosa più notevole è che esiste un'apertura perfettamente organizzata tra i cinque pilastri che formano un disco solare, lo stesso che rappresenta Ra, il grande dio egiziano. Ra è il simbolo della luce solare, datrice di vita, e anche responsabile del ciclo della morte e la resurrezione. E da allora continua il culto del famoso dio del sole, che coincide in tutte le culture antiche del mondo e che, secondo alcune teorie, sarebbe lo stesso Satana adorato da diversi ordini occultisti. Albert Pike, massone del grado 33 secondo il rito scozzese americano, ha detto: «Il sole è l'occhio che tutto vede nella nostra loggia. La stella fiammeggiante, la divinità del pentagramma, è stata riconosciuta come un emblema dell'onniscienza o dell'occhio che tutto vede, che per gli antichi era il sole». E la cosa che illumina il disco solare sul pavimento è il Great Seal of the United States, il grande sigillo degli Stati Uniti. Questo è lo stemma nazionale degli Stati Uniti, emblema principale del paese, che appare ovunque nei documenti o istituzioni ufficiali che lo rappresenta ed è legato al governo degli Stati Uniti. Il disegno rivela un numero significativo di strane coincidenze. Per iniziare, si ripete il numero 13 continuamente. Il numero di foglie del ramoscello d'ulivo, il numero delle olive, il numero di frecce, il numero di barre blu e rosse, il numero di stelle e il numero di lettere che compongono il motto Pluribus Unum, che significa di molti uno. Ufficialmente si considera che rappresentano le 13 colonie che sono diventate indipendenti. È chiaro che è molto importante per gli Illuminati. 13 è il grado più alto della massoneria, secondo il rito di York, è il numero della trasformazione per i massoni. Esistono anche altri tipi di connessioni sul grande sigillo degli Stati Uniti. Il numero di penne della coda più grande dell'aquila sono 9, mentre quelli piccoli e marroni ce ne sono 11. Qui vediamo la relazione tra il numero 9 e 11 detto in precedenza, ma c'è ancora un altro contenuto nascosto. Il numero di piume che compongono ciascuna, la somma, equivale a 33, il grado più alto della scala del rito scozzese della massoneria. Curiosamente, il simbolo dell'aquila è lo stesso che usavano le corporazioni e i paesi dell'antichità risalente all'antico Egitto, con il dio Horus o anche il dio Ra, ma le sue radici sono trovate molto più indietro nel tempo. Va aggiunto che il mistero dell'aquila dello scudo statunitense non finisce qui, visto che l'aquila è stata sostituita alla fenice nel 1841, che fino a quella data era stata l'animale ufficiale degli Stati Uniti. La fenice era un simbolo di fratellanza fin dall'antico Egitto, in concreto nella città di Eopolis, fondata in onore del dio Sole, dove la fenice era il simbolo del sole nascente e dell'eterna rinascita, e per coincidenza è stato adottato anche dai fondatori degli Stati Uniti come simbolo nazionale. Tuttavia, la cosa migliore è che l'Anthem Veterans Memorial si trova all'interno dell'area metropolitana di Phoenix, nome della capitale dello stato dell'Arizona, una delle città più importanti degli Stati Uniti. Inoltre, va ricordato che nell'anno 1988 la rivista Economist della famiglia Rothschild ha già annunciato l'imposizione della moneta unica mondiale, la quale sarebbe la fenice come parte del nuovo piano dell'ordine mondiale. Novus Ordo Seculorum, che significa nuovo ordine mondiale, è la frase che è scritta sul retro del grande sigillo degli Stati Uniti d'America. Entrambi i lati del grande sigillo sono una parte importante del simbolismo utilizzato nella banconota di un dollaro. Infatti, il contrario è formato dalla piramide di 13 piani con l'occhio illuminato in alto che rappresenta il dio Sole. Quest'occhio ha la sua origine nel mito del dio egizio Horus, e da allora è una parte importante all'interno della massoneria ed è considerato il simbolo della manifestazione onnipresente del creatore. Qualcosa di molto interessante è nella parte sul dritto del sigillo. Le stelle sopra la testa dell'aquila formano due triangoli come una stella di 6 punte o grande sigillo di Salomone. E se facciamo lo stesso sul retro della banconota, vediamo che alcune lettere delle iscrizioni formerebbero la parola Mason. Va aggiunto che l'anno 1776 è scritto in lettere romane che appare sulla base della piramide ed è considerato un omaggio all'anno dell'indipendenza degli Stati Uniti, ma coincide anche con la fondazione dell'Ordine degli Illuminati della città tedesca di Baviera, attribuendo l'iniziativa al sacerdote gesuita Adam Weishaupt, nato in Germania ma di origine ebraica, che ci dà indizi sul tipo di membri che fanno parte dell'Ordine degli Illuminati.
Questo era come un ramo della massoneria che poi divenne parte di un nuovo ordine con i propri obiettivi, con le loro conoscenze e rituali che utilizzavano a proprio vantaggio. Tutto con un unico obiettivo, realizzare un nuovo ordine mondiale e così via poter avere il controllo completo su tutti noi. Ma per fortuna abbiamo ancora il tempo per evitarlo. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci sentiamo alla prossima.